Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti da Deborah Rosciani a Salvadanaio, una nuova puntata che trasmettiamo in diretta dal Salone del Risparmio di Milano. Cosa vi viene in mente se vi dico corporate bond dei BRIC favoriti da spread più ridotti? Magari gli appassionati di mercati finanziari avranno interpretato al meglio questa frase, che invece per magari una platea più diffusa può sembrare complessa, addirittura indecifrabile. E allora probabilmente queste persone, che avrebbero bisogno di pensarci un po' per capire che cosa ho detto, dovrebbero chiedere aiuto a qualcuno per capire in fondo, fino in fondo, il significato. Non a caso questa frase è stata scelta per una campagna promossa dall'organismo per la tenuta dell'albo promotori finanziari, che si conclude proprio con lo slogan "Capito perché hai bisogno di un promotore finanziario". Noi oggi a Salvadanaio vogliamo parlare proprio dei consulenti che ci assistono nelle scelte di risparmio e di investimento. Questi consulenti possono essere figure che hanno ricevuto un mandato da una banca o da una società di gestione, in questo caso sono i promotori finanziari, oppure possono essere figure completamente sganciate dall'industria finanziaria e offrono consulenza su portafogli che i clienti hanno già e quindi esprimono un parere sulla composizione di questo e la qualità dei prodotti di investimento scelti attraverso altri canali, e naturalmente questa è la consulenza che poi riceve la remunerazione. Promotori finanziari e consulenti indipendenti sono professionisti con un bagaglio di competenze, con un ruolo che si propone proprio come supporto per il risparmiatore che vuole gestire in modo responsabile i propri investimenti, evitando quanto più possibile i rischi e cogliendo quante più possibili le migliori occasioni. Oggi ci addentriamo dunque nel mondo della consulenza per capire quali sono intanto le conoscenze e i linguaggi che questi professionisti mettono a disposizione, però ci interessa anche capire come deve attrezzarsi il risparmiatore per avere la consapevolezza adeguata ad affrontare le operazioni di investimento, quali sono i suoi diritti e i suoi doveri quando si pone di fronte ad un interlocutore professionale, ad un professionista a cui chiede assistenza per le scelte di risparmio e di investimento. Buongiorno e grazie al presidente dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, Maurizio Bufi. Buongiorno. Qui con noi al Salone, insieme anche a Luca Mainò, membro del direttivo di NAFOP, che è l'Associazione dei Professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente, oltre che direttore marketing della società di consulenza indipendente dalla quale noi attingiamo costantemente professionisti per aiutarci a capire tutte le dinamiche di mercato. Consultic, dottor Mainò, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora, voglio come sempre i contributi degli ascoltatori, anche se non siamo in radio, nei nostri studi siamo altrove quest'oggi, riceviamo sempre molto volentieri le vostre indicazioni, i vostri spunti, le vostre considerazioni sul tema di oggi. Qual è il professionista al quale vi siete affidati, con successo o meno, con fiducia o meno, oppure siete dei tradizionalisti, andate ancora in banca, perché comunque tutte le scelte sono assolutamente legittime? Raccontateci della vostra relazione con il consulente al vostro investimento che avete scelto, come è andato questo rapporto, come sta andando, e quindi ci confronteremo appunto questa mattina con i nostri ospiti. Rapidamente la borsa, che oggi è piuttosto nervosa. I listini stamattina erano partiti bene con dei rialzi vicini al punto percentuale, quindi un recupero anche se modesto rispetto ai cali di ieri. Poi c'è stata l'asta spagnola, il tesoro ha collocato tutti i titoli che aveva previsto, tra l'altro una taglia abbastanza bassa perché ha collocato 2 miliardi e mezzo di bonus. I rendimenti però sono stati di nuovo in rialzo e questo ha riportato appunto nervosismo in borsa, visto che la Spagna è la grande osservata speciale degli ultimi giorni. Sui mercati, il FTSE MIB a Piazza Affari segna più 0,26%, era scivolato anche in negativo poco fa, poi adesso sta tentando un recupero ma molto modesto, anche se ne è rapportato al calo di ieri. Più 0,7% Parigi, Francoforte in rialzo di mezzo punto, Madrid è negativa, e abbiamo l'euro sul dollaro a 1,3125, lo spread fra BTP e Bund stamattina ha aperto a 379 punti base. Peraltro un'altra notizia che sta aleggiando sui mercati è quella relativa all'Olanda, che potrebbe perdere la tripla A
mentre poco fa abbiamo appreso, così tanto per gettare un po' di benzina sul fuoco, che Fitch ha tagliato il rating sul debito sovrano della Grecia a di default. Mi chiedo come mai si sia alzata oggi Fitch ad esprimere questo giudizio sul debito greco. Vabbè, ma ormai queste sono considerazioni pittoresche e folcloristiche che lasciano il tempo che trovano. Allora, andiamo al tema di questa mattina. Consulente dei nostri risparmi, dei nostri investimenti, chi abbiamo scelto? Promotore finanziario, il consulente indipendente. Diciamo che la realtà dei consulenti indipendenti è molto più giovane rispetto a quella più consolidata dei promotori finanziari, anche numericamente stiamo parlando in questo momento di due realtà molto diverse. Presidente Bufi, presidente dell'ANAS, fintanto ci vuole raccontare di questa campagna di comunicazione nuova che avete presentato peraltro proprio questa mattina in occasione del Salone? Sì, molto volentieri. Intanto questa campagna di comunicazione nasce dalla consapevolezza che ci fosse bisogno di comunicare al mercato, e quando dico al mercato intendo dire a tutti i risparmiatori, sia coloro che sono già nella loro veste di investitori, clienti di promotori finanziari, sia coloro che non lo sono e peraltro sono la stragrande maggioranza. Perché questo? Perché c'è bisogno di valorizzare il ruolo e l'immagine di uno dei professionisti della finanza, lavorando anche sulla percezione che il pubblico dei risparmiatori può avere di un'attività come quella del promotore finanziario, che molto spesso, di cui molto spesso si disconoscono alcuni elementi costitutivi, per esempio tutte le modalità di accesso alla professione, che sono modalità estremamente selettive. Disconoscono è un'accezione negativa, però, che lei dà, insomma, a questione della conoscenza rispetto all'accesso alla professione. Si disconoscono per colpa del promotore o perché? No, nel senso che sono poco conosciute. Ovvero sia, quando un promotore finanziario si presenta ad un potenziale risparmiatore, non sempre il risparmiatore conosce, e quindi questo è un compito anche nostro, quali sono le modalità di accesso per svolgere quella professione di colui che in quel momento gli sta di fronte. Queste modalità, dicevo, sono modalità viceversa molto selettive, e questo è un elemento importante di tutela del risparmio in generale, perché io so o dovrei sapere o qualcuno mi deve informare che la persona con la quale io interloquisco in quel momento comunque si presenta avendo delle credenziali. Dopodiché c'è tutto lo sviluppo della relazione, ben certo. Inteso. Ecco. Quindi questa campagna di comunicazione che nasce dentro APF, che è l'organismo di tenuta e di gestione dell'albo dei promotori finanziari, è nata proprio della consapevolezza sia nell'ambito dei promotori finanziari, che sono rappresentati come noto da ANASF, appunto l'associazione che ho l'onore di presiedere, sia dal lato intermediari, quindi entrambi hanno ritenuto di dover impiegare risorse per valorizzare ruolo e immagine di questo che, come ripeto, è uno dei professionisti, certo, sul mercato. Mi spiega, Presidente, perché è un passaggio che a me è sfuggito, il motivo per cui è stato necessario creare un organismo di tenuta dell'albo. L'albo dei promotori finanziari non era sufficiente come organismo di rappresentanza della categoria? No, allora distinguiamo. Ci sono le associazioni rappresentative dei professionisti, in questo caso l'ANASF è la di fatto associazione che rappresenta oltre 13.000 iscritti su 22.000 attivi con mandato, poi gli iscritti all'albo pubblico sono molti di più, 54.000, esattamente, credo, sì. Esattamente, però è importante questa distinzione tra operatori attivi e operatori non attivi, ok? Dopodiché, no, tanto per fare anche chiarezza ai nostri ascoltatori, io ho un'amica che fa adesso un altro lavoro, ma in, sì, passato ha fatto l'esame per promotore finanziario, sì, perché ha immaginato in una certa, sì, fase della sua vita, quindi ecco perché la mole degli iscritti è molto più ampia rispetto poi dubbio, agli... Non v'è dubbio, ci sono tanti colleghi che hanno superato la professione, l'esame, e che sono a tutti gli effetti iscritti all'albo, ma non esercitano l'attività. Ma possono rimanere iscritti, evidentemente, ci mancherebbe. Quindi questi numeri così diversi derivano da questo meccanismo. Però lei mi chiedeva, un conto è la rappresentanza degli interessi di una categoria, un conto è un albo nel quale siedono, nel caso specifico, non solo i rappresentanti dei promotori, ma come dicevo anche i rappresentanti delle società per conto delle quali i promotori operano, perché in Italia i promotori finanziari operano su mandato di una banca, una SIM, una SGR. Tra l'altro questo
questo albo era tenuto inizialmente all'interno dell'autority di vigilanza che è Consob. Consob, in una logica di autoregolamentazione, negli ultimi tempi, perché l'organismo è partito nel 2009, ha inteso in qualche modo delegare la gestione dell'albo medesimo ad un organismo appositamente costituito. Tra l'altro questa è una tendenza che sta prendendo corpo in questi anni, perché quasi tutti si stanno rivolgendo proprio alla costituzione di un albo. Nel nostro caso questo albo ha queste caratteristiche, e all'interno di questo contesto si è sviluppata questa consapevolezza di fare delle iniziative di natura comunicativa nei confronti del mercato per valorizzarne ruolo e immagine. Luca Mainò, a proposito di organismi di rappresentanza, invece i consulenti indipendenti in Italia, che sono al momento una cifra molto più contenuta rispetto all'esercito dei promotori finanziari, si sta rappresentando attraverso appunto il NAFOP, o la NAFOP, come la devo definire, al femminile o al maschile. NAFOP è proprio, come dire, intanto diciamo esprime un acronimo di una definizione in inglese, però possiamo dire che è l'organismo di rappresentanza dei consulenti indipendenti in Italia, che stanno ancora costruendo il loro albo. Al momento siete 300 in tutta Italia, anche se, come dire, i candidati forse sono molto di più, ma in questo caso l'accesso a questo organismo è un pochino più complicato, ha avuto dei passaggi un po' più ritardati rispetto alla tradizione storica dei promotori. Sì, devo dire che dal 1 novembre del 2007, quando è stata recepita in Italia la direttiva MIFID, era stato previsto che l'albo fosse creato 6 mesi dopo. In realtà questo non è ancora avvenuto, però sono successe molte cose in questi anni, e di fatto si è definito completamente il quadro giuridico della professione. Quindi esistono i requisiti per persone fisiche e persone giuridiche. Proprio l'altra sera il Ministro dell'Economia ha firmato i requisiti per le persone giuridiche, quindi per le società. Esiste un regolamento Consob. Ecco, noi come associazione, come NAFOP, ci rifacciamo proprio a questa regolamentazione, che ancora oggi non è, come dire, obbligatoria, ma noi nel nostro codice di autodisciplina già prevediamo tutte le metodologie e gli adempimenti previste da Consob. Quindi l'investitore che si rivolge a un associato della nostra associazione, quindi della NAFOP, può tranquillamente rivolgersi a un soggetto, sapendo che questo soggetto segue la normativa e quindi si occupa di tutti anche quegli adempimenti necessari per poter esercitare al meglio la professione. Quindi c'è un contratto di consulenza. Il consulente, ricordo, come si dice volgarmente, non tocca il patrimonio del cliente, non tocca i soldi, il quale patrimonio rimane presso la banca del cliente. Non ha nessun mandato ad effettuare raccolta da parte di nessun intermediario finanziario, Esatto, non ha nessun mandato, assolutamente. E devo dire che il nostro obiettivo è quello di far conoscere, cioè far sapere al mercato, far sapere agli investitori e ai cittadini che esistiamo, perché in questo momento siamo poche centinaia. La nostra associazione sono iscritti circa poco meno di 300 studi professionali, e appunto siamo pochi, dobbiamo far sapere che esistiamo. Quindi noi infatti abbiamo in programma per dopo l'estate, come ogni anno, una mini campagna, perché ovviamente le nostre risorse sono quelle che sono, molto ridotte, però ecco, il nostro obiettivo è proprio quello di farci conoscere. E di fatto i consulenti indipendenti fanno proprio un mestiere diverso dagli altre figure, dagli operatori tradizionali. Ad esempio, io mi sono segnato alcune cose. Ad esempio, un consulente indipendente va a negoziare, va a trattare per il cliente le condizioni, insieme al cliente, tutte le condizioni che gli intermediari del cliente gli propongono. Questa cosa ovviamente non può farla un operatore tradizionale, perché non può andare a trattare le condizioni della banca per cui ad esempio non opera. Sono convinta, penso che forse qualche volta può anche farlo, se magari ha un cliente di una certa importanza al quale si tiene molto, magari qualche condizione migliorativa la si può anche spuntare. Detto questo, guardi, meno non è per maleducazione, devo già fare la prima pausa, poi le farò naturalmente concludere tutto il concetto per far conoscere al meglio i nostri ascoltatori qual è la figura del consulente indipendente, la cui caratteristica fondamentale è quello di essere remunerato a parcella da parte del cliente, quindi non ha una remunerazione da parte dell'industria finanziaria, proprio perché non colloca direttamente prodotti. Io posso venire da lei, le dico: guardi, io ho investito in questi 5 prodotti, mi dice che cosa ne pensa, ho fatto bene, ho fatto male, butta via questa obbligazione bancaria, è piuttosto bene questo fondo di investimento, o al contrario, tutti botta, hai fatto male, hai diversificato male a seconda della tua capacità e la tua propensione al risparmio e all'investimento. Quindi questo è il nocciolo della questione, anche se
C'è da dire che oggi come oggi molti promotori finanziari rappresentano più case di investimento e molto spesso raccontano al cliente di essere anche loro consulenti indipendenti in un certo qual modo, facendo anche un po' di confusione, e allora poi qui stuzzicherò il presidente dei promotori finanziari. Non ho ricordato agli ascoltatori, anzi l'ho ricordato ma non ho ricordato le modalità che possono intervenire in diretta chiamandoci all'800240024, scrivendoci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Sono Germano Casasco, responsabile IT dei supermercati Gulliver. I nostri punti vendita si distinguono per l'atmosfera di fiducia del negozio sotto casa. 3 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, abbiamo scelto Welcome Italia, per la convenienza dei prezzi e per il servizio clienti che risponde sempre in 3 squilli. Il personale di Welcome Italia si ispira al modo amichevole con cui anche noi curiamo le relazioni con i nostri clienti. Per una spesa intelligente vi aspettiamo nei nostri supermercati, ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza, chiama l'800-945-945 o visita il sito welcomeitalia.it. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Costituzione italiana, articolo 1. L'impresa italiana è il motore del nostro paese. Pantera di Infracom migliora l'efficienza dell'impresa con potenti strumenti di controllo, guidandola a raggiungere i propri obiettivi. Chi sceglie Pantera, sceglie l'Italia che compete nel mondo. Pantera, l'ERP italiano, col TH. Volete una notizia sicura? Ve ne diamo una sicurissima. Nuova Volkswagen Up. 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza ed ESP di serie. Tua da 10.600 euro. E con la formula di acquisto Upgrade passi al top di gamma con 50 euro al mese. Senza interessi e senza spese. Scoprila sabato 21 e domenica 22 nelle concessionarie Volkswagen. Fino al 30 aprile. TAN 0 fisso e TAEG 0. Info su Volkswagen.it. I corporate bond dei BRIC sono favoriti da spread più ridotti. BRIC cosa? Ora hai capito perché ti serve un promotore finanziario. Vai su albopf.it. Investire diventa chiaro. Rivivi l'emozione dei discorsi che hanno fatto la storia. Un patrimonio unico. I have a dream today. Corriere della Sera presenta Le parole che hanno cambiato il mondo. Dal 18 aprile il primo DVD. Martin Luther King. Se il tuo software gestionale restringe la tua impresa, allargane i confini e passa a Nexal Live, la soluzione cloud per la PMI sempre in linea con il tuo business. Ovunque ti trovi, anche con tablet e smartphone, senza rinunciare alle personalizzazioni che rendono unica la tua impresa. Da Passepartout, il leader dei gestionali cloud per aziende e professionisti. 800 41 42 43 o passepartout.net. Ciao, sono Alessia Marcuzzi. Hai mai pensato di adottare un bambino a distanza? Con meno di un euro al giorno garantirai a lui e al suo villaggio acqua pulita, scuole e cure mediche. Chiama ora l'800-900-531. Tanti bambini aspettano qualcuno come te che li prenda per mano. Quale regalo migliore puoi fare ad un bambino? Nelle sue lettere ti dirà come, grazie al tuo aiuto, la sua vita sta cambiando. Adotta un bambino a distanza con Save the Children. Bastano 25 euro al mese. Chiama ora l'800-900-531. Grazie. Debiti? Risolvi il problema con BCI. Vai su bcisrl.it o chiama 895-895-0845. Debiti? BCI. Una risposta concreta. Vengino, signori, a vedere questo ritrovato della scienza moderna. Sentano qua, semplicissimo da utilizzare. Schiaccino il tasto Ascension. Digitino il codice segreto di 45 cifre. Poi partenza. Poi là il gioco è fatto. Se cercate qualità, tecnologia e design, non affidatevi al primo che passa. Dal 1956 Olympia Splendid è l'azienda italiana che progetta e costruisce prodotti ad alta efficienza per la climatizzazione, il riscaldamento e il trattamento dell'aria. Olympia Splendid, home of comfort. Salva Danaio. Scusatemi,
appena si apre il microfono mi succede sempre qualcosa. Allora, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, siamo in diretta dal Salone del Risparmio di Milano e quest'oggi Salvadanaio ci sembrava doveroso che si occupasse appunto del tema della consulenza finanziaria, la consulenza finanziaria esercitata dai promotori finanziari, che sono quelle figure professionali che operano su mandato di banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari, e il consulente finanziario indipendente, una realtà invece particolarmente nuova nel nostro paese, forse più conosciuta come tante altre cose nel mondo anglosassone, ma che sta prendendo piede anche in Italia, sulla scia appunto di rinnovate esigenze anche del popolo, appunto dei risparmiatori, che magari preferiscono farsi fare, magari non preferiscono, diciamo che sono due mondi che possono spesso convivono assolutamente tranquillamente e a volte necessariamente, perché il promotore finanziario colloca i prodotti per conto della propria casa appunto che rappresenta, il consulente indipendente magari fa una come dire analisi di altro tipo al risparmiatore, all'investitore che a lui si rivolge, anche perché Luca Menò, per completare il quadro della vostra attività, lei ci raccontava prima che al NAFOP, all'organismo appunto che rappresenta i consulenti finanziari indipendenti nel nostro paese, sono iscritti qualcosa come 300 studi, ha detto, sì, perché non sono figure individuali, ecco, sì, studi di professionisti, all'interno del quale c'è il professionista del risparmio, ma ci può essere anche il legale, il commercialista, quindi diciamo la consulenza esercitata un po' più, certo, in termini complessivi. Lo studio professionale, di fatto studio professionale all'americana più che all'anglosassone, è quello che si è affermato negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, e noi abbiamo cercato di portare in Italia, che può seguire a 360 gradi le esigenze del cliente. Tra le altre cose, ad esempio, può assistere proprio il cliente in qualsiasi tipo di problematica che possa anche avere magari con il proprio intermediario. Io ricordo che negli ultimi 3 anni noi abbiamo assistito più di 1500 aziende, ad esempio, che avevano sottoscritto i prodotti derivati strutturati e che abbiamo assistite proprio nell'interazione con il proprio intermediario al fine di dirimere insomma la questione, al fine di risolvere la problematica, con grande soddisfazione sia delle aziende ma anche degli intermediari che hanno chiuso delle posizioni insomma che anche per loro in termini di immagine erano le negative. Faccio concludere la spiegazione della vostra attività, perché il concetto fondamentale è che siete fee only, quindi venite, certo, remunerati a parcella da parte del cliente che si rivolge a voi. E un ascoltatore al 349-238-6666 chiede proprio esplicitamente qual è lo schema retributivo di un consulente indipendente. Allora, il consulente indipendente remunerato solo a parcella ha diverse modalità di applicazione di questi onorari. Diciamo che la modalità più utilizzata è la flat, tariffa flat, ovvero si concorda con il cliente all'inizio del rapporto una somma, una flat, quindi un importo per un anno, e questo importo è legato in genere sì alla dimensione del patrimonio, ma soprattutto anche al tempo che viene dedicato al cliente, alla complessità degli interventi che vengono richiesti, e ad esempio si può dire che questa parcella mediamente intorno al 7-8 per mille, mediamente. Ovviamente più cresce il patrimonio diciamo sotto consulenza, più ci sono ovviamente delle economie di scala, quindi è possibile anche che questa parcella tenda a diminuire. Teniamo conto di una cosa, questa è una domanda che spesso ci quindi fanno. Più piccolo il patrimonio, più alta la parcella in proporzione, non ci dica così perché sennò scoraggiamo. Allora, tutte. Allora diciamo che per i clienti con patrimoni di dimensioni diciamo più piccole, si può anche optare per ad esempio una tariffa una tantum e una tariffa magari oraria di, che so, 150-200 euro magari una volta, certo, all'anno. Quindi anche facciamo un monitoraggio del portafoglio una volta, esatto, ogni 3 mesi, e per questo tipo di assistenza magari possiamo concordare anche meno. È importante la consulenza ex ante, cioè quindi magari supportare il cliente nella scelta di un prodotto previdenziale, di un prodotto di investimento, facendogli evitare, certo, diciamo dei prodotti che insomma anche sarebbe meglio non sottoscrivere. Con questi mercati forse è meglio invece il monitoraggio farlo abbastanza di frequente. Presidente Bufi, presidente dell'ANASF, l'Associazione Promotori Finanziari, ho detto bene quando ho detto che la realtà dei promotori finanziari può
convivere tranquillamente con il mondo dei consulenti indipendenti? Se un suo cliente, perché lei oltre a fare adesso chiaramente attività, chiamiamola così, di rappresentanza politica per la sua categoria, fa anche il promotore finanziario, se un suo cliente le dice io con te mi trovo bene, però mi sono andata a far fare un'analisi da un consulente indipendente perché volevo fare una verifica ulteriore, insomma, lei che cosa gli risponde, che cosa gli dice? Intanto mi lasci dire una cosa che colgo l'occasione per sottolineare: il mercato del risparmio in Italia è un mercato vastissimo. Lei non a caso prima faceva riferimento anche al canale bancario. Io toglierei l'anche e metterei soprattutto dal canale bancario, e questo in qualche modo ha impattato sulle altre realtà che si sono via via professionalizzate. Guarda, la suggestione che ci ospita oggi lo sa benissimo, perché sappiamo il dramma della raccolta dei fondi. Benissimo, e allora se sappiamo questo la risposta è conseguente, e cioè a dire, anche i numeri ci aiutano, il 7% della ricchezza degli italiani è riconducibile a redditi promotori finanziari. Il 7%, che detto così sembra poco, sembra tanto, non mi interessa fare questa osservazione, mi interessa dire che il 93% sta fuori, ok? Bene, allora questo che cosa significa? Che due realtà, magari una un pochino più consolidata, certamente quella dei promotori finanziari, che ha oltre 30 e quasi 40 anni di profondità storica, e una più recente, che è quella dei consulenti finanziari, ex articolo 18 della normativa in materia, sono due realtà che si possono sviluppare tranquillamente all'interno di questo mercato, perché il mercato c'è. Detto questo, non trovo quindi nessun elemento di confliggente. Ecco, è raro magari che accada che un cliente di un promotore finanziario sia anche in qualche modo cliente di un collega consulente finanziario. Può accadere, per carità, ma è raro, ma proprio perché la vastità del mercato, le esigenze della clientela a volte sono diverse, i patrimoni sono diversi. Detto questo, aggiungiamo anche altro. Il promotore finanziario è ad oggi l'unico soggetto autorizzato a fare fondamentalmente tre cose insieme: consulenza generica, che in realtà è un'attività non riservata, quella che viene meglio caratterizzata dalla distribuzione delle attività, quanto in obbligazionario, quanto in azionario, quanto in attività alternative, lo sto semplificando molto. Può fare e fa collocamento di prodotti e servizi, peraltro, lo diceva lei prima molto bene, in una logica ormai diffusissima di architettura aperta, e cioè si dota attraverso un unico intermediario di tanti prodotti e servizi, quindi ha capacità di scelta, ha possibilità di dare. Io conosco bene un promotore finanziario che fa consulenza a molti suoi clienti solamente su titoli di Stato, quindi pensi un po' lei che interesse può avere a farlo, però ecco, per dire. In ogni caso c'è questa possibilità ed è ormai diffusa, perché tutti gli operatori danno questa, tutti gli intermediari danno questa possibilità, e può fare consulenza sulla base dell'attuale normativa comunitaria della MIFID, tanto per intenderci, che è attualmente in corso di revisione, non so se avremo tempo di parlare anche di questo, ma quindi è un soggetto molto caratterizzato che può fare più cose. Poi sta a lui, alla capacità di relazionarsi con il risparmiatore, con l'investitore, di adottare le migliori pratiche nella relazione, nella gestione del portafoglio, a volte del patrimonio in senso più lato, e nel gestire anche la complessità che siamo chiamati a interpretare, perché è di questo che dobbiamo parlare soprattutto, perché il cliente, il risparmiatore ha bisogno di capire le cose che gli accadono intorno, di poter disporre di un interlocutore preparato e che si faccia anche capire, quindi qui c'è tutto il tema del linguaggio, non a caso lei richiamava la campagna di comunicazione che fa proprio, come dire, richiama questo aspetto molto sentito dal pubblico dei risparmiatori, e che quindi è completo nella sua proposta al mercato. Torno a ripetere, questo non vuol dire che non ci sia spazio per altre realtà che io personalmente e con me tanti miei colleghi vedono assolutamente in modo positivo, perché riteniamo che ci sia spazio per tutti. Il vero problema, se mi è consentito dirlo anche lanciando una provocazione, sta tutto o quasi tutto nell'ambito bancario, perché qui ci dobbiamo domandare: le banche che tipo di mestiere vogliono fare?
Fermo restando che con molto pragmatismo sappiamo, sia il dottor Mainò che io, che stiamo attraversando un periodo estremamente critico e quindi neppure ci stupisce che le banche abbiano le esigenze di liquidità che hanno, che abbiano di fatto rottamato il gestito perché di questo che si tratta, sì, perché avevano bisogno di fare cassa, certo, e così via. Però forse se dovessero tornare a quella che è la loro funzione primaria, che è di finanziare il sistema dando risorse alle buone opportunità, alle buone idee, sarebbe una cosa bella per tutti, perché libererebbe risorse invece in coloro che hanno fatto della gestione del risparmio attraverso le cosiddette best practices, quindi le migliori capacità di interpretare i bisogni del cliente, la loro professione. Allora, cominciamo a sentire anche gli ascoltatori, così arricchiamo il nostro dibattito all'800240024. Cominciamo da Cesare da Trieste, che aspetta da un po'. Cesare, buona giornata. Buona giornata a voi. Io chiedo, ma no, alla categoria più vasta rispetto ai soli consulenti finanziari, cioè a tutti quelli che si occupano di intermediazione finanziaria, che cosa possano fare per superare un problema che noi investitori sentiamo tantissimo in questo momento, che è la perdita praticamente totale di fiducia nel mercato, non nei consulenti o nei promotori, perché i consulenti e i promotori ci hanno magari consigliati bene, ma poi il mercato, certo, da parecchi anni, con questa crisi spaventosa anche loro hanno potuto far poco. Cesare, giustamente lei lo riconosce, esatto, certo. Ma noi ci abbiamo messo tanto tempo a perderla questa fiducia, temo che adesso ci voglia tanto tempo per riacquistarla. Che cosa si può fare perché noi si riacquisti questa fiducia che non abbiamo più? Questa è la domanda. Marzi è di Santa, certo, no, anche perché oltretutto uscire da questo tunnel nel quale siamo tutti infilati sarà ancora un percorso piuttosto lungo, per cui diciamo c'è un problema di credibilità magari di qualche soggetto che forse con grande leggerezza ha offerto la consulenza finanziaria, ma non credo che sia questo il problema. Qua il problema è proprio che effettivamente qualunque prodotto di investimento le persone abbiano scelto negli ultimi anni, nessuno ha dato soddisfazione, a meno che non si scelga il conto di deposito, che necessariamente però ha avuto delle remunerazioni interessanti proprio perché le banche avevano bisogno di attirare quanto più clienti possibili. Sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi faccio fare una duplice risposta sia a Mainò che a Bufi su questo bellissimo tema che ha sollevato Cesare. A tra poco. Vuoi far crescere il tuo business e acquisire nuove aziende clienti? Da oggi c'è giraffare.it, il primo portale di social shopping dedicato alle aziende e ai liberi professionisti. Con un solo click potrai far conoscere i tuoi prodotti o servizi a migliaia di aziende e acquistare il coupon delle offerte imperdibili. È semplice, veloce, efficace. Cosa aspetti a giraffare con noi? Giraffare.it, affari tra le imprese. Strade in diretta. Sull'autosole un chilometro di coda per un incidente tra Incisa e Valdarno verso Roma. C'è un incidente anche sulla 21 Piacenza-Brescia, traffico rallentato tra Pontevico, Robecco e Manerbio in direzione Brescia. Siamo ora sulla 11 Firenze-Mare, si rimane incolonnati per un veicolo in avaria tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Per un cantiere invece sulla 22 del Brennero circa 4 chilometri di coda tra gli svincoli per la 4 e Nogaro-Le Rocca verso Modena. Infine si lavora anche sulla 10 Genova 20 miglia, rallentamenti tra Celle Ligure e Barazze in direzione Genova. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. Non solo è bello poter andare in vacanza per un mese intero dopo un anno di lavoro, ma in più i clienti che hanno le offerte, tutto compreso di Enel Energia, dopo un anno ricevono in regalo un mese della taglia scelta, a cui si aggiunge alla fine del secondo anno un altro mese di luce o gas. Con le offerte tutto compreso di Enel Energia si decide quanto pagare in bolletta scegliendo fra le quattro taglie disponibili quella più adatta alle proprie esigenze: small, medium, large ed extra large, con i prezzi fissi per un anno e chiari da subito, IVA e imposte escluse. Chi rispetta la taglia scelta può conoscere in anticipo l'importo della sua bolletta. Sono più di 7 milioni i clienti che hanno scelto le offerte per la luce e il gas di Enel Energia per il mercato libero. Info su enelenergia.it. Salvadanaio.
Allora, eccoci ritrovati insieme. Salva Danaio proponeva poco fa la riflessione di Cesare da Trieste, che diceva, a prescindere dalla consulenza scelta, quello che noi abbiamo subito come risparmiatori è stato il tracollo del mercato, abbiamo perso tanto, molto, a volte quasi tutto. Consulente ci ha assistito come poteva in questi anni, ma noi come possiamo fare a recuperare la fiducia nel mercato? Come ci può aiutare anche l'industria della consulenza complessiva tutta? Ma no, riparto da lei per l'Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti. Ma allora, devo dire che in questi momenti di crisi, che ormai si protraggono da diverso tempo, il mondo dei consulenti finanziari, il mondo dei consulenti indipendenti ha acquisito molti contatti, molti clienti, proprio perché c'è questa corsa da parte dell'investitore che ha paura, che ha bisogno di protezione, a cercare un soggetto indipendente senza conflitti di interesse. Ecco, quando si parla di conflitti di interesse è fondamentale dire cosa vuol dire questa cosa. Ecco, noi abbiamo visto che di fatto in finanza questo vuol dire più ti trasferisco dei rischi, più ti vendo dei rischi, più guadagno. Ecco, questa cosa ovviamente ha creato molte delle problematiche che oggi, a cui oggi assistiamo sul mercato. Ecco, una delle attività del consulente indipendente è quello proprio del monitoraggio del rischio e della protezione del patrimonio. Ecco, noi possiamo dire a distanza ormai di diversi anni, molti anni di attività, ricordo che siamo partiti i primi consulenti nel 2001, l'associazione è nata nel 2005, che abbiamo un tasso di fedeltà della nostra clientela altissimo, non dico il 100% perché è quasi impossibile, però è un tasso ben superiore. Non mi dica che c'è qualcuno che l'abbandona per ritornare allo sportello bancario? No, ma guardi, potrebbe anche capitare, il punto è che il cliente che generalmente abbandona il consulente indipendente, sono pochissimi, sono quei clienti che di fatto hanno bisogno del patrimonio per, che so, acquistare la casa al figlio oppure cambiare, quindi per fare, e quindi hanno praticamente, vanno a zero di liquidità. Certo, quindi, senta, a parte la questione che affrontavamo prima della struttura commissionale che applicate ai clienti che si rivolgono a voi, naturalmente anche chi ha piccoli portafogli ha tutto il diritto di avere un esame neutrale delle proprie condizioni appunto finanziarie, di quelle che sono state proposte magari, certo, da altri intermediari. Qualcuno ritiene di non avere la dignità sufficiente di poter avvalersi appunto della consulenza finanziaria indipendente. Si potrebbe abbassare ulteriormente la struttura commissionale per favorire anche queste persone, magari, come diceva lei prima, dilazionando un po' i momenti di monitoraggio del portafoglio? Assolutamente sì, ci sono in tutta Italia appunto gli studi professionali che hanno clientela di qualsiasi tipo, quindi non necessariamente il cliente milionario, ma anche il cliente che ha qualche decina di migliaia di euro, e quindi io invito chi vuole vedere cosa fa il consulente indipendente a farsi fare un bel check-up, magari senza nessun impegno, proprio per capire che tipo di attività fa il consulente e per, certo, eventualmente vedere se ci sono delle criticità nel, guardi, portafoglio. Guardi che poi dopo chiediamo informazioni. Una sorta di analisi del sangue, eccoci che potrebbero qua fare. Si può intanto andare a capire come funziona la vostra attività sul sito di NAFOP, che è appunto l'organizzazione. Presidente Buffi, allora, i promotori finanziari in questi anni, oltre a gestire i portafogli dei propri clienti, hanno dovuto fare un po' gli psichiatri, gli psicologi, un po' di tutto per gestire queste ondate di nervosismo che dal mercato, nervosismo, chiamiamolo così con un eufemismo, che sono appunto arrivate. Come si recupera la fiducia? Ma mi pare che il senso della domanda dell'ascoltatore Cesare da Trieste, se non ricordo male, è particolarmente rilevante per chi, tant'è che faceva riferimento agli intermediari, quotidianamente affronta il mercato, intendendo dire si confronta con il proprio interlocutore. Perché? Perché mi sembra che il tema posto sia fondamentalmente addirittura un tema che va al di sopra delle nostre possibilità, e cioè a dire al di sopra della nostra sfera di influenza, ecco, perché la domanda è che cosa possiamo fare. Intanto a me hanno insegnato che quando si parla di finanza si parla di fiducia, quindi questi due elementi dovrebbero essere esattamente collimanti, quindi è evidente che se il tentativo di svolgere un'attività è finalizzato esclusivamente, come si diceva poco fa, al trasferimento di rischi, e questi rischi sono rischi in senso negativo e no in senso negativo e non anche opportunità, e allora il problema è serio. Ma è questa la stessa differenza che corre tra la finanza utile e la finanza speculativa. E allora qui negli ultimi 10 anni ci dobbiamo dire e raccontare una storia, che sono cambiati tutti i paradigmi della finanza e dell'economia, e noi operatori siamo stati
tra coloro che insieme ai nostri compagni di viaggio, mi lasci usare questo termine un po' inappropriato se vuole, ma tanto per rendere l'idea, abbiamo subito questi effetti devastanti di una finanza che è andata ben oltre le sue vere finalità. Che sono quelle di sostenere la stabilità di un portafoglio, che sono quelle di monitorare il rischio, che sono quelle di raggiungere, se possibile, gli obiettivi che ciascun risparmiatore, avendo messo da parte delle risorse, si pone nell'arco del suo ciclo di vita. Accompagnare il cliente in un percorso più complessivo, che non si esaurisca solo nella gestione iniziale. Non solo, mi lasci dire un'altra cosa importante. Sono cambiati radicalmente questi paradigmi al punto. Noi soltanto 2 anni fa, 3 anni fa, quindi non 30 anni fa, chiedevamo ai nostri interlocutori quale potesse essere un prodotto considerato privo di rischio, probabilmente ci saremmo sentiti rispondere, il deposito in banca piuttosto che il bot. Oggi sappiamo che non è più così. Quando appena l'altro ieri il nostro Presidente del Consiglio, vorrei ricordarlo, ha detto, al di là di come la si pensi, che ciò che è stato posto in essere è stato comunque una attività che ci ha messo nelle condizioni di non incorrere nel rischio Grecia. Lei poco fa ricordava addirittura che un'agenzia di rating si è accorta oggi che siamo praticamente in default. E allora è chiaro che c'è bisogno di un operatore che sappia anche interpretare questi bisogni. Noi stiamo terminando la nostra trasmissione, visto che però ho fatto ricordare la campagna di comunicazione che ANASF sta facendo appunto per far conoscere al meglio la propria categoria e soprattutto anche quello che deve pretendere un cliente dal proprio promotore come linguaggio. Devo fare per par condicio raccontare anche a NAFOP, quindi a Luca Mainò, che cos'è questo concorso fotografico che la sua società Consultiche ha organizzato, così tutti potranno correre su Facebook a curiosare. In 10 secondi, Mainò. Ma semplicemente è un concorso con il quale noi chiediamo a tutti di inviarci una fotografia che secondo loro rappresenti l'indipendenza. Il concorso è Scatta l'indipendenza, basta mandare una foto, basta andare su Facebook, schiacciare like e poter non inviare. Non si vive mica di solo finanza da fronte. Esatto. Grazie molte. Noi adesso abbiamo le nostre pillole curate in collaborazione con IMSS, pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. In questa settimana, come ricorderete, stiamo esplorando le novità che riguardano le donne. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Come funziona la pensione anticipata per le donne? La pensione anticipata, che dal 1 gennaio scorso sostituisce la vecchia pensione di anzianità, funziona allo stesso modo per uomini e donne, con una differenza di un anno in meno per le donne per il requisito di anzianità contributiva richiesta. Si tratta infatti di una prestazione che è indipendente dall'età del richiedente ed è concessa a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e un mese se uomo o 41 anni e un mese se donna. I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch'essi all'adeguamento alla speranza di vita. Grazie a Maurizio Bufi e Luca Mainò per essere stati con noi questa mattina in nostra compagnia al Salone del Risparmio a Milano, che ritorna anche domani in diretta da questi saloni. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.